la mia felicità assoluta, stare in un campo, toccare il pallone, che sia in Serie A, in allenamento, sotto casa, all'oratorio, in prima categoria, per me è sempre l'emozione più grande della mia vita e lo sarà sempre. Pronto Daniele, Alessandro e Stefano! Da sempre col pallone in mezzo ai piedi, fin da bambino, e poi ai 7 anni sono andato a giocare nel vicino campo Testaccio, io Trastevereno. Niente di scuola calcio, perché comunque sapevo già abbastanza giocare. Hanno provato a tesserarmi, però non si poteva perché ancora non ho compiuto 7 anni. Poi dopo, insomma, ho fatto i primi anni, pulcini esordienti, ero bravino e quindi subito mi è venuto a visionare la Roma e con grande emozione sono stato preso all'età di 12 anni, nell'89. Sì, Testaccio è stata la mia nascita calcistica. Sognavo di diventare calciatore per poi un giorno tornare a Testaccio e magari occuparmi del campo, diventare presidente, comprare il campo. Adesso purtroppo è messo parecchio male. Mi piange un po' il cuore, avrei voglia di allenare lì, insegnare insomma ai ragazzi lì. L'impatto della Roma, appunto da romanista, famiglia romanista, è bellissimo. Tante emozioni, tanti, tanti trofei personali con le squadre, insomma, da Scudetto, Coppa Italia. Giocato con tanti compagni importanti, più di tutti insomma Francesco Totti. Con Francesco gli aneddoti sono tanti, io ho avuto la fortuna anche di andare a scuola con lui. Era un giocatore che già all'epoca si metteva al servizio della squadra, e vederlo dal vivo, calciare punizioni, fare gol importanti, allenarmici insieme, è stata una grande fortuna, e Francesco era il più forte 20 anni fa e lo è tuttora. Gli allievi nazionali, dove ho toccato un po' il mio apice, perché sono diventato campione d'Italia segnando nelle finali, nella finale scudetto con il Milan, e anche il torneo internazionale a Parigi, dove mi sono scontrato con giocatori dell'epoca della mia età, ad esempio nel gol in finale contro il Benfica, dove abbiamo vinto il torneo. Dall'altra parte c'era Nuno Gomes, che praticamente questo è un giocatore importante, nazionale portoghese, Fiorentina. Ed eravamo in ballottaggio per chi era il miglior giocatore del torneo, solo che in finale segnai io l'1-0 e quindi vinsi io il miglior giocatore. Dopo che ho finito la primavera sono andato a giocare in Serie C2, poi ho avuto questo infortunio brutto perché il ginocchio, però anche normale perché un calciatore va incontro a degli infortuni, è normale. Poi c'è stata questa operazione sbagliata che praticamente mi ha troncato la carriera. E io avevo aspettativa, sì, nel fare giocatore di calcio, però era una cosa che veniva con sé, io facevo quello, era il mio talento e lo stavo facendo. Poi dopo, magari credo, penso che forse nemmeno con 3 gambe sarei riuscito a giocare in Serie A, dicevano che ero bravo, però insomma, magari poi sarebbe successo qualcos'altro. Sicuramente non è un rimpianto non aver giocato in Serie A, in nazionale, o aver fatto giocatore professionista per tanti anni. Il rimpianto mio più grande è che per colpa di questo infortunio operato male, curato male, non ho potuto proprio giocare a calcio, e quindi per me è esprimere me stesso giocare a calcio. Io già ho studiato per questo, faccio l'allenatore da 6-7 anni. Ho questa fortuna di collaborare con il Milan. Un'esperienza importante perché mi permette di girare il mondo e di incontrare anche varie tecniche di calcistiche. Spero e penso che farò l'allenatore, sicuramente a livello giovanile, perché per me è lì che il calcio è vero, è puro, e avendo avuto una grande scuola e un buon bagaglio, sono molto contento di metterlo a disposizione. Rossi col sinistro, è un gol incredibile, il pareggio del Pizza Boom sinistro morbido da parte di Rossi, che sulla
supera la barriera, infatti. Gli effetti più positivi, più belli, insomma, di tornare a giocare sono stati il calciotto, in cui dopo l'incontro con Alberto Vessali, il presidente del Pizza Boom, abbiamo creato una grande squadra lì a Trastevere, un grande gruppo, e siamo, dopo qualche anno in qualche torneo di Roma dove vincevamo, abbiamo cominciato a fare la Lega Calcio 8, un movimento bellissimo già all'epoca, io parlo di 6 anni fa, il primo anno che l'ho fatto, che adesso è veramente, veramente fantastico. Col Pizza Boom ci siamo tolti parecchie soddisfazioni, qualche trofeo, cerchiamo sempre di fare meglio, diciamo che il nostro sogno è lo scudetto, e quindi speriamo, prima che smetto, prima o poi, di arrivarlo a mettercelo sul petto. Riprova la conclusione, ora Rossi e la doppietta del numero 10 del Pizza Boom che porta in vantaggio. Daniele, come ha aperto questa pizzeria, si è presentato questo ragazzo dicendomi: io gioco a calcio. Sia lui, Daniele Rossi, che Palombi Simone. Perché non ci sponsorizza? Dico, e io che ne guadagno? Te facciamo divertire. E io mi divertivo per davvero, vedendo Daniele in una forma, parliamo del 2000, in una forma strepitosa, usciva fuori da una situazione un po' particolare. E niente, da quel momento è nata Pizza Boom. Siamo partiti dalla Serie B, e poi ci siamo ritrovati in Serie A subito al primo anno a competere contro grandi squadre. Daniele non rappresenta solo il calcio, rappresenta proprio Pizza Boom a livello sportivo. Daniele lascia sempre il segno in qualsiasi partita, sia per i suoi modi di fare molto molto accattivanti, e poi per le sue giocate davvero fuori classe. Il mio modo adesso di esprimere la mia passione è una maglia che ho tatuata, diciamo, addosso da tantissimi anni, quindi fa parte di me. Per me il Pizza Boom, Alberto e i miei compagni è la mia seconda famiglia, e gli voglio bene. Roma Calciotto all'impostazione, schiumante di rabbia per lo svantaggio e il retropassaggio, attenzione, sbagliato, c'è Rossi che entra in possesso di palla, il sinistro, Rossi da fermo, fa 3-1 per il Pizza Boom Trastevere. Io, gli amici storici della mia squadra sono Passone, Giannini, Cecati, Cioccari, sono giocatori fondamentali, diciamo, con Caterini, che comunque ha avuto il mio stesso percorso anche calcistico, che è stato mio compagno con la Roma ed è il portiere del Pizza Boom da sempre, come io lo sono giocatore, diciamo, è quello a cui sono più legato. Insomma, parli di un'amicizia che è nata in campo, è nata calcisticamente, ma poi noi ci siamo frequentati anche fuori, insomma, è un amico vero, Daniele, quindi sì, diciamo che l'amicizia ha reso possibile il giocare insieme più che l'opposto. Ha sempre avuto numeri importanti, ancora ce li ha, un po' sfortunato, insomma, qualcosa che ci accomuna. Sì, insomma, conosco da quando eravamo bambini, abbiamo fatto il giovanile della Roma insieme, campioni d'Italia insieme agli nazionali, e poi arriva l'età in cui si deve prendere la strada delle varie prime squadre, ci siamo separati, divisi, ognuno per la sua, nessuna delle due fortunata, e niente, eccoci qua, poi rincontrati anni dopo da amici, abbiamo intrapreso, allestito le prime squadre per fare qualche torneo, poi ho conosciuto Alberto, insomma, anche la forza sua, anche economica, l'impegno, la costanza e tutto, è nato Pizza Boom. C'è anche un grandissimo amico fraterno, che è anche un grandissimo giocatore, che è il Pibe, Diego Camaniglia. Purtroppo quest'anno si è rotto il ginocchio e manca il Pizza Boom in una maniera impressionante. Daniele è sicuramente una persona per la quale io, calcisticamente parlando, stravedo, e a parte la sua storia, insomma, sono sempre stato attratto dalla possibilità di giocare con lui, tanto che dopo i primi anni di Lega che ho fatto con la Roma Calcio 8 sono passato al Pizza Boom proprio perché volevo giocare con Daniele. Secondo me la dote migliore è questo sinistro, che
senza false modestie, da solo lo definisco un po' magico. Mi permette di poter fare delle giocate importanti a servizio sempre della squadra. A parte tutte le altre, che sono sicuramente il carisma anche che trasmette alla squadra quando sta in campo, la capacità tecnica di calciare e di fare gol, quella che piace di più a me, perché quella che mi serve di più, è quella di mandare in porta chi comunque insomma sa leggere lo spazio. Sicuramente la tecnica, quello è indiscusso, la tecnica individuale sua gli permette di fare giocate ad alti livelli anche con un passo un po' più lento, perché come vedi qua contiamo ragazzetti di 18 anni che superano una velocità impressionante, però quando poi sei bravo e anche esperto riesci comunque a starci, e anzi sei pericoloso, lui è pericoloso, lui crea azioni, gioca, regia, insomma conclude, direi che è completo. Un saluto agli amici di Fanerate e buona lega a tutti.